Elisabetta Sionis è criminologa, lei sta seguendo la vicenda della morte di Manuel Pineda per conto della famiglia, appunto, del uomo morto oramai nel 2011. Quali le ultime novità? L'ultima novità è che finalmente siamo arrivati alla discussione dell'incidente probatorio. È un incidente probatorio che sta durando da un anno. Siamo confortati e soddisfatti delle risultanze alle quali sono giunte i periti del GIP, la professoressa Elena Mazzeo e la dottoressa Claudia Trignano dell'Università di Sassari, che si sono avvalsi della collaborazione di specialisti, di luminari, per quanto attiene gli esami istologici, istopatologici e tossicologici, che lavorano per laboratori riconosciuti a livello internazionale per la serietà scientifica e le competenze specialistiche di queste professoresse, che, ripeto, sono dei luminari nel settore. Tuttavia, le risultanze alle quali siamo giunti ieri in sede di discussione peritale, Quali sono? che sono, sembrerebbero che, sembrerebbe che Manuel Pireda, quando è deceduto, quando ha preso fuoco, fosse già deceduto, e quindi potrebbe esserci, insomma, uno stravolgimento di quella che è stata cristallizzata, di quella delle indagini che sono state cristallizzate come verità nel 2011, e pare che sia morto per asfissia meccanica. Però questi dati devono essere confermati alla prossima udienza, quando ci sarà un contraddittorio con l'escussione proprio della professoressa Margherita Neri e della professoressa Bertol, che hanno, per il giudice, hanno effettuato gli esami istologici, istopatologici e tossicologici sulla metodologia, perché la difesa della Pizzalis si è detta perplessa sulla metodologia che è stata utilizzata, metodologia che invece noi, insieme ai nostri medici legali, dottor Moni e professor Finesi, condividiamo appieno. Sul corpo di Pireda sono stati trovati dei segni, se sì, quali? No, non sono stati trovati segni, questo però a nostro avviso depone ancora una volta a vantaggio e a sostegno di quell'ipotesi dell'asfissia meccanica, che non può essere certamente autoindotta, visto che mancano lesioni nelle vertebre o nel cornoioideo, che po non può essere autoinferta, cioè Manuel non si è suicidato. Sono stati, i periti infatti hanno iniziato la loro discussione escludendo le cause di vari tipi di morte. Manuel Pireda non si è suicidato, Manuel Pireda non sarebbe morto cercando di scappare, quindi perché avrebbe preso fuoco mentre si dava alla fuga, non sarebbe morto per infarto, non sarebbe morto, insomma, per tutta una serie di cause che sono terze rispetto a quella che sembra sia stata accertata, ma che, ripeto, deve essere convalidata alla prossima udienza attraverso questo contraddittorio sulla metodologia. Se la metodologia che è stata utilizzata dai periti verrà ritenuta attendibile e valida scientificamente, certamente allora potremo dargli delle risposte in termini di certezza sulle cause della morte di Manuel. Prossima udienza a marzo. Dovrebbe essere il 18 marzo la prossima udienza, salvo imprevisti, perché ovviamente devono essere riuniti i vari specialisti anche che vivono fuori dalla Sardegna. Un'ultimissima battuta, dottoressa Sionis, si parla anche di minacce che sono state rivolte alla sua persona. Allora, più che minacce, sì, minacce su Facebook tantissime, tipo che dobbiamo fare la fine di Valentina Pizzalis o di Manuel Pireda, ma questo a tutti noi. Gli avvocati sono stati indicati come dei mafiosi, l'avvocato Loci e l'avvocato Marcialis, cose gravissime, insomma. Poi però ci sono anche dei fatti concreti, però questi fatti ovviamente noi non possiamo ascriverli a qualcuno di noto, ma solo a degli ignoti, che da novembre fino a oggi, proprio possiamo dire fino a oggi, continuano a recidere i cavi elettrici del telefono. Hanno divelto l'altro giorno, oltre che aver reciso i cavi elettrici, quelli della Telecom, hanno divelto anche la cassetta delle poste del dottor Moni, e così pure a me. La cassetta delle lettere a me, no, francamente, però mi hanno fatto saltare l'impianto di videosorveglianza della casa, ad esempio.